diceva Rainer, devo chiacchierare circa i dispositivi mobili della Apple. iPhone, iPad, iPod sono nomi che ormai ci risuonano nella testa, anche coloro, probabilmente anche pochi di voi che non ne hanno ancora tenuto qualcuno tra le mani, ma insomma è stato inevitabile che negli ultimi anni dai media, dai nostri amici, colleghi, se non addirittura in casa da parenti, familiari, insomma, con queste terminologie, con questi nomi di prodotti Apple ha acquisito già una discreta dimestichezza, insomma. Cosa dire? Anche nel nostro caso qualche piccolo cenno storico, nel senso è giusto per dire che dal 2009, nel caso dei dispositivi Apple, dispositivi mobili Apple, solo dal 2009 l'iPhone e poi immediatamente dopo, contestualmente, insomma l'iPod e immediatamente dopo anche l'iPad, sono stati dotati dello screen reader, anche qui chiamato VoiceOver, e dal 2009 abbiamo potuto cominciare a misurarci con un'esperienza che fino al giorno prima poteva, ed era poi così, apparire assolutamente improponibile, ostica, foriera di ulteriori solchi tra noi e gli sviluppi tecnologici, cioè l'uso del touchscreen, perché Sabato De Rosa ha parlato di Android, ma esattamente lo stesso discorso vale per Android e vale per i dispositivi mobili Apple. Trattasi di dispositivi che non sono più dotati di tastiera fisica, giusto i tasti volume, giusto il tasto d'accensione, è qualcosa che riusciamo a toccare, a localizzare col nostro tatto abituale, no? Con cui abbiamo sempre usato qualsiasi tipo di dispositivo. Per cui, lo diceva anche Rainer, insomma, gli sviluppi tecnologici spesso sono affascinanti, ma alcune volte non è detto che rispondano alle esigenze di tutti. E questo era quello che appariva, no? Prima di VoiceOver nel 2009 sull'iPhone 3, 3GS, appariva un salto indietro, un ritorno al passato, un ritornare a inseguire quando la percezione, le informazioni in giro erano di una tendenza sempre maggiore rispetto all'adozione del touchscreen sui dispositivi mobili, quindi sostanzialmente i telefoni. Noi abbiamo sempre utilizzato le nostre belle tastiere, abbiamo sempre ancorato le dita sui nostri, tasti, e l'idea, prima del 2009, di dover girare con le dita su un tavolo di vetro, come la chiama Rosy, era sicuramente qualcosa che ci, anche qui ci spaventava le parole grosse, ma comunque ci dispiaceva, ci preoccupava, perché ci avrebbe tenuto probabilmente fuori da tutto, no? Tutte le nuove evoluzioni. In realtà nel 2009 accade questo, accade che l'Apple decide di dotare già in fase di progettazione di un oggetto, di un software che è in grado di leggere lo schermo, e qui cominciamo a sbarrare gli occhi, a sbarrare le orecchie, cioè, cominciamo a mettere le mani su queste tavole di vetro e scopriamo che forse non rimaniamo indietro, forse anche l'uso dei touchscreen, Android o poi quello che siano, non sono questo disastro dal punto di vista della nostra accessibilità, della nostra percezione, della nostra usabilità. E per cui, per quelli di voi ancora, sempre per tornare al discorso sezione provinciale di Bologna, possibilità di accedere a questi pacchetti formativi che nelle prossime settimane e mesi potete avere a disposizione, per coloro di voi che ancora hanno bisogno di rimuovere una qualche preoccupazione rispetto all'uso del touchscreen, quindi nella fattispecie dei dispositivi
Apple, perché, come si è detto già più volte oggi, al momento, nonostante la chiusura del sistema operativo, nonostante tutto, sono quelli che garantiscono al momento una maggiore efficienza, garantiscono un'esperienza d'uso anche a chi non vede, oltre a risolvere problemi di altra natura, insomma, relativi ad altri tipi di disabilità, offre un'esperienza d'uso a chi non vede assolutamente soddisfacente. Non vuol dire che non si possa trovare un'applicazione che abbia qualche difetto di accessibilità, non vuol dire che, come si faceva cenno, avremo l'assistenza di una voce, una sintesi vocale, quella che preferiamo in assoluto, forse tra i dieci motori di sintesi vocale che sono disponibili per le varie piattaforme, forse non questo, ma per risolvere il grosso delle esigenze quotidiane, oppure solo per divertirci, oppure solo per, si fa per dire, solo leggere libri testuali acquistabili attraverso lo store di Apple o altri store che negli ultimi mesi sono stati resi accessibili, leggersi libri, accedere alle informazioni con diverse applicazioni, insomma, è un'esperienza d'uso che si può assolutamente adesso affermare essere adeguata alle nostre esigenze. Peraltro è una cosa che su cui io stesso nel corso degli anni, insomma, passando attraverso varie esperienze personali ma anche feedback di altri utilizzatori, amici e non, che si sono avvicinati al touchscreen, dico e sempre più me ne convinco che, al di là del fatto che probabilmente, sicuramente, anzi per carità, per digitare un sms, digitare una mail o qualsiasi altro testo, farlo su una tastiera virtuale su cui non abbiamo un ancoraggio fisico tattile, attraverso le nostre dita, probabilmente questo non ci fa essere veloci come abbiamo imparato ad essere con una tastiera fisica, no? Probabilmente c'è qualcuno che sostiene di scrivere anche ad una certa velocità, ed è anche vero, ma mediamente è ovviamente così. È pur vero che nelle ultime versioni del sistema operativo iOS siamo arrivati alla settima, rilasciata mesi fa ormai, è pur vero che sistemi di riconoscimento vocali ci aiutano a rimuovere un'eventuale difficoltà che possiamo avere, o anche pigrizia nell'usare le tastiere virtuali. Sistemi di riconoscimento vocale ci permettono di dettare al volo un sms, di dettare al volo una mail, un testo, e scriverlo senza grossi problemi. Ormai sono sistemi che hanno una qualità assolutamente eccelsa, insomma, riconoscono qualsiasi voce con qualsiasi anche accento dialettale o quasi, insomma, e peraltro sono anche in grado in qualche modo di autoaddestrarsi. Ecco, questo, ma poi anche quella che viene chiamata Siri, l'assistente virtuale di cui sono dotati i dispositivi mobili Apple, ovvero un'entità astratta, una segretaria virtuale a cui chiedere di effettuare per voi tutta una serie di operazioni senza più avere le mani sul touchscreen, ovvero voglio scrivere un messaggio a Viner, lei che ci risponde, dettami il testo, Viner, concedimi un minuto in più, insomma, senza poggiare le mani sul touchscreen c'è questa ulteriore opportunità, quindi riconoscimento vocale per la dettatura, ma anche un'interazione con questa con Siri, no? In modo da rendere comunque l'esperienza d'uso molto più piacevole, ma anche veloce e quant'altro. Ma detto ciò, ritorniamo al touchscreen e a chi ancora di voi, come noi qualche anno fa, paura di, insomma, timore di non riuscire.
Ora, per carità, ci possono essere, ci sono dei casi, a parte il piacere, il gusto inderogabile di avere qualcosa di fisico, ci possono essere anche casi in cui ovviamente l'assenza di un minimo di manualità di base può come dire, sconsigliare l'approccio a un touchscreen, ma fatto salvo casi particolari, io sfido tutti i presenti, ripeto soprattutto coloro che non hanno un iPhone, un dispositivo mobile in tasca, e dire che con le mani cosa si fanno, insomma, nel proprio caso, voglio dire. Ecco, avendo un minimo di manualità di base, io dico che il touchscreen in realtà ha restituito qualcosa di non vedente, piuttosto che crearci un'ulteriore difficoltà nell'approccio, nell'accesso ai nostri dispositivi, al telefono, a questi mini computer che ormai sono i telefoni, gli smartphone, insomma, o i tablet, iPad, mini o grandi che siano, no? Ecco, ha restituito qualcosa non vedente. Finora, da quando usiamo i nostri screen reader, sia PC che telefonini, insomma, no? Cos'è successo? Che il nostro screen reader si preoccupa di leggere quello che c'è sullo schermo, di dircelo evidentemente sotto forma di messaggio vocale, quando non anche attraverso un display braille, e noi interagiamo con lo screen reader, o meglio, interagiamo attraverso lo screen reader con il nostro sistema operativo pigiando tasti, allora, 1, 2, 3, 5 tasti insieme per dire leggimi l'orario, per dire aprimi quest'altra finestra, per dire applicami una qualsiasi cosa. Quindi un'ulteriore mediazione, noi non guardiamo lo schermo, dobbiamo mettere le mani sulla tastiera, aspettare che uno schermo di leader ci legge e poi magari, che ne so, utilizzando peraltro modalità parecchio più sofisticate attraverso JAWS o NVDA o altre meditavaglie, provare a capire dove si trovano gli oggetti sullo schermo, perché io ritengo, ho sempre ritenuto, insomma, che anche a non vedere, avere l'informazione chiara di dove sono, di come sono strutturate le schermate delle nostre applicazioni, dei nostri programmi, del nostro operativo, il sistema operativo come organizza tutto ciò che è sullo schermo, è comunque importante, pur non vedendo, perché noi si acquisisca, appunto, facciamo accenno anche la Rosi, un metodo più che una sequenza di informazioni, no? Più che una sequenza di comandi, un metodo per approcciarsi a un sistema in modo più efficace. Allora salta la mediazione, tastiera, voce, screen reader. La cosa bella è che mettiamo le mani e impariamo dopo pochissimi minuti dove sono le cose sullo schermo. Possiamo, e non è fondamentale per carità, confrontarci con un collega, un amico che usa la stessa applicazione, possiamo sentire da lui un consiglio, cerca il tastino che è in alto a destra, cerca il pulsante che trovi in basso sopra il tasto home, no? E soprattutto, ripeto, questo dell'interazione con gli amici può essere poco significativo, soprattutto noi, no? Abbiamo modo di utilizzare in modo diverso, con una maggiore efficacia, tutta una serie di applicazioni che prima probabilmente ci sono precluse. Qui abbiamo Fabio Strada, che è il nostro maestro per come far musica con i touchscreen sull'iPad. Non c'è un ancoraggio fisico, ma dovete sentirgli suonare la chitarra. Come si fa? Si fa avendo un minimo di manualità, sapendo suonare, ovviamente, ma poi anche mettendosi lì pazienti a imparare le posizioni più o meno delle cose. E si fa anche quello. Per cui dico veramente, e ci prego, poi sono tutte cose ordinarie, insomma, non abbiate paura del touchscreen, concedete pure, perché è nel nostro DNA e anche nelle nostre capacità intrinseche del non vedente, dell'essere non vedenti, quello di usare, avendo ovviamente una buona risposta.